tra gli amici, quindi tra le persone che io ho conosciuto qua quando sono arrivata, ho iniziato a chiedere, no? Come ti trovi, cosa fai, come vivi. E anche per questo motivo che mi hanno dato un'idea, anche perché vedevo che alcune persone riscontravano alcune problematiche similari. Quindi abbiamo detto, ma perché non facciamo una psicologia oltre i confini? Psicologia oltre i confini è un servizio per gli italiani all'estero che permette di mantenere le proprie origini, la propria cultura anche in un contesto differente. Mi chiamo Michela Lussu, ho 37 anni, quasi 37, vengo dalla Sardegna, in particolare dal Moro. Vivo in Messico da 4 anni e faccio la psicoterapeuta. Il Messico nasce da una vacanza, per cui sono andata in vacanza in Riviera Maya, sono andata a Tulum con una mia amica, con una mia carissima amica, e ho incontrato la persona di cui mi sono innamorata, per cui diciamo che quel viaggio è stato condito d'amore, per cui forse ha contribuito anche non so cosa abbia contribuito di più, no? Il Messico così bello, questo amore così bello, per cui ha influenzato la mia visione. E quindi dopo qualche mese scelgo di ritornare e da lì decido di rimanere un po' di più. Io ho stravolto la mia vita, anche professionale, perché io lavoravo in uno studio a Milano, tradizionale. Per cui decidere di vivere qua significava portare tutto il mio lavoro qui. E quindi comprendere che cosa significava davvero per me vivere qua, no? Facendo diversi compromessi. Quello che mi sono trovata a vivere anche io a livello personale, no? Un bisogno di avere contatti, perché in Italia si è abituato più o meno a stare a riposo, perché i tuoi contatti bene o male ce li hai già, più o meno, eh? E invece qua ti devi impegnare per avere contatti, per uscire, per avere una rete, per non sentirti solo. L'adattamento ha proprio delle fasi, che genera degli stati emotivi differenti, no? Per cui l'idea nasce proprio da un sentire personalmente e vivere delle difficoltà che poi ho scoperto essere davvero molto comuni. Il fare ad esempio famiglia o concentrarsi sugli affetti, quindi scegliere delle persone elette che in qualche modo possono rappresentare e sostituire la tua famiglia. Non abbiamo sviluppato una psicologia in generale per gli expat, no? Proprio perché il taglio è su ogni persona. Esistono delle storie, che sono delle storie un po' tipiche, che rappresentano sia vissuti, quindi esperienze di persone singole, che contesto di riferimento. Quando noi facciamo un lavoro di terapia, una delle cose maggiormente importanti è dare un nome a quello che proviamo. E se ci pensi, dare un nome a quello che proviamo significa parlare di emozioni. E in lingua italiana, ad esempio, l'emozione ha diverse parole. Un'emozione ha diverse parole per essere descritta. Ogni parola ha un significato diverso, con una sfumatura diversa, che varia da cultura a cultura. Per cui l'obiettivo è proprio quello di conservare la lingua per sentirsi, oltre che maggiormente capiti, anche più liberi emotivamente, quindi per poter entrare maggiormente in contatto con le proprie emozioni ed esprimere di più l'emotività.